Mister, iniziamo da chi è assente? Fui, a me va Chi bene. manca? Chi non ha Camillini, titoli? Bettini, Di Tora. Procopio? Questi qua. Procopio? Ah, è Procopio, sì, scusa, hai ragione. Che oggi ha ripreso a correre. E invece di Giulio ha recuperato? Sì, Di Giulio sta bene, sì. Mister, che prime impressioni ha avuto da questi primi 4-5 giorni di lavoro, la squadra, anche da un punto di vista mentale, sul momento, sulla... La mia impressione principale c'erano molti ritmi bassi come allenamenti e come modo di lavorare. Ora non vorrei dire che il mio è il giusto, gli altri erano sbagliati, però a me piace, siccome è una categoria dove conta molto lavorare sull'intensità, questa squadra un po' ha poca intensità come mentalità. Si è fatto anche un'idea di come può giocare questa squadra? La prima volta che l'abbiamo conosciuta abbiamo parlato anche un po' di moduli. Sì. Se l'è fatta un'idea o ancora... Il problema io, a me piace il 4-2-3-1, non lo nego, anche se ho fatto, ribadisco anche il 4-3-1-2. Per fare un tipo di modulo, 4-2-3-1, mi tocca giocare con un under alto a destra che ha giocato pochissimo, che è Audino, ragazzo del 92. Se invece vuoi fare l'altro, puoi giocare a metà campo, devi giocare a 3 a metà campo con o Bolzonetti o Renzi. E uno dei due domani dovremmo fare, perché come ribadivo la prima volta che ci siamo incontrati, è veramente duro a fare l'allenatore in queste categorie, ma non per, già è duro a farlo normalmente, però avere questo problema degli under veramente ti condiziona tanto. Quindi dal punto di vista del modulo proseguirà un po' Sì. quello che era stato fatto in precedenza, Sì, anche no? perché negli altri ruoli, nel 4-2-3-1, come caratteristiche ci siamo. L'hanno fatto quasi tutti, anche Di Giulio l'ha fatto qui a Rimini con Cori, cioè più o meno gli altri l'hanno fatto, anche Rocco mi ha detto che l'ha fatto, quindi non è che sia un modulo così da parte tutti, se c'è l'applicazione alla testa, puoi fare tutto. No, fra l'altro questa squadra, se non ricordo male, in precampionato era Sì, è partita vero, per me l'hanno giocare detto i così. ragazzi. Me l'hanno detto, sì. Mister, al posto di Camillini chi farà giocare? Mandorlini. Che farà coppia con Sì. Farini, quindi. A me se volete sapere la formazione, io ve la dico pure, No, magari. non vi dico neanche. Non sono neanche uno che si nasconde, cioè fa pretattica. Se Bene, bene. facciamo il 4-2-3-1 giocheranno Gambini, Mandorlini, Zarini, Cenciarini. Poi giocherà Di Giulio e Rocca a metà campo, Audino a destra, Piccolo dietro la punta, Casolla a sinistra e Piga davanti. L'unico problema, cioè, l'unico dubbio è potrei anche inserire Lunati alla fine, questo tipo di... In questo caso Lunacchi punta. No, Lunati con un anziano dovrebbe uscire, perché Lunati in un 4-2-3-1, se non ci fosse il problema senza togliere agli under, sarebbe l'ideale, A destra. sarebbe a destra, sarebbe il Al posto di massimo. Gaudino, insomma. Audino. Sarebbe il massimo perché ha tutte le caratteristiche, questo è un giocatore vero, secondo me, in questo tipo di gioco. Quindi Però... preferisce mettere un, tra virgolette, vecchio, nei due di centrocampo, cioè con Di Giulio e un giovane Sì, sugli davanti. esterni. Vuole Sugli l'esperienza esterni. davanti, centralmente vuole più esperienza. Sì. Io vi dico anche che se vedo che le cose non vanno bene, siccome questa squadra ha fatto, ma io non mi nascondo, ha fatto anche il 4-3-3, posso mettere anche i tre anziani in campo, tutti e tre, in mezzo a campo, abbassando Di Giulio e mettendo Piccolo e Rocco. Visto che l'ha fatto il 4-3-3, io glielo dico, ma io gli ho parlato chiaramente, ragazzi. Se vediamo che con questo modulo, col 3-4-3 che fanno loro, molto aggressivo, molto... io lo cambio pure, non è che sono... Difficile.
Invece, eventualmente, come diceva prima, nel 4-3-1-2 con Renzo Bolzonetti, il trequartista che lo farebbe in questo caso? Sempre piccolo? Sì, sì, ma l'ha fatto piccolo, eh. Io non è che io ci ho parlato, gliel'ho visto anche fare. Mister, il Forlì? Ecco, il Forlì ci creerà grossi problemi perché è una squadra molto frizzante, molto aggressiva. E come dicevo noi prima, noi siamo una squadra che i ritmi, facciamo fatica a alzare i ritmi. Invece questi qua, squadra molto offensiva, che produce, ma produce tanto, finalizza per il lavoro che fa, finalizza anche poco secondo me, però ti concede anche molte ripartenze, lì bisogna essere bravi noi a usare, a fare qualità. Però sicuramente ci metterà, come tipo di squadra, il tipo di che ho visto io, ci metterà in difficoltà. Al di là della qualità tecnica, può darsi anche che noi ne abbiamo un pochino di più, senza togliere nulla a loro, però loro sul piano, sul fatto del ritmo e dell'aggressività c'hanno qualcosina in più a noi in questo momento. Mister, non è un rischio forse iniziare con due giocatori che il campo fino adesso praticamente non l'ha mai visto, come Audino e Rocco, subito dall'inizio? Rocco un giocatore vero, cioè non, è un giocatore d'esperienza, quindi io non è che io ci ho parlato, non è... Poi voglio vedere anche questo Audino, se faremo quel modulo lì, perché non, io adesso io vorrei dare due, vi ho detto anche se non gioca Audino gioca Renzi a metà campo, ci mettiamo con Rombo, però siccome ho visto gli allenamenti, cioè, poi, gli altri gli devi dare anche le possibilità per valutarli, eh. Io Audino sinceramente l'ho visto un po' in allenamento. Se dovessi fare il 4-2-3-1, secondo me è l'unico rispetto a Becci, a Renzi, a Bolzonetti che ha il passo per fare l'esterno alto. Poi, se sta qui deve giocare a calcio, non è che prima o dopo qualcuno deve farlo giocare, se no lo valutiamo pure e si vedrà se è pronto o no. Mister,